perché ti presenti come uno che è interessato. Sì. Come Booming. Dunque, noi siamo un collettivo di scrittori, siamo un collettivo di 4 scrittori che ci chiamiamo come collettivo Booming, che vuol dire in cinese, appunto, un gioco di parole, come diceva lui all'inizio, a seconda di come pronunci la prima delle sue sillabe, perché in cinese ogni sillaba può essere pronunciata in 4 modi diversi, in 4 tonalità. E Wu, a seconda di come è pronunciata, può voler dire niente, senza, è la negazione, oppure può voler dire 5. Siccome noi, quando, all'inizio, quando abbiamo scelto il nome, eravamo 5, adesso siamo 4, ma all'inizio eravamo 5, era un gioco di parole che voleva dire senza nome oppure 5 nomi. Senza nome è come si firmano i dissidenti, quindi era un omaggio al pensiero critico, al valore anche antagonista della parola scritta, e poi anche al fatto che per noi i libri sono più importanti dei VIP, no? Dello scrittore divo. Ecco, a noi non interessa lo scrittore divo, infatti non andiamo neanche in televisione. E quindi senza nome era entrambe quelle cose lì, omaggio alla dissidenza e critica della macchina che fabbrica celebrità, no? E 5 nomi perché eravamo in 5, quindi questo è... Dopodiché ognuno di noi ha un nome d'arte che consiste nel nome del gruppo più un numero. Il numero dipende dall'ordine alfabetico dei nostri cognomi, il mio in ordine alfabetico è il primo, quindi sono un in uno, e a seguire gli altri. Quindi il meccanismo è questo qui, è un nome d'arte fatto. Io ti chiedo una cosa, hai appena detto che non andate in televisione, però qualche settimana fa avete sentito il bisogno di andarci in televisione, perché in qualche modo sì, vi abbiamo visto da... È la televisione che è venuta da noi. Infatti, voglio di spiegarsi questa transmedialità del vostro. Ma no, lì è stato un caso più unico che raro, non credo verrà nemmeno ripetuta. Comunque Gad Lerner voleva intervistarci su, non sui nostri libri, ma su cose che avevamo scritto su Grillo, sul Movimento 5 Stelle, sulla fase attuale della politica. E ci ha contattati e ha detto: sono Gad Lerner, vorrei intervistarvi. Noi gli ha detto: però tu saprai che noi non appariamo in televisione, è proprio una nostra clausola di stile, cioè noi abbiamo scelto come cosa di non apparire in televisione. E lui ha detto: ma a me non importa, io vengo da voi, la telecamera inquadra solo me, di voi si sente solo la voce, e poi sulla vostra voce montiamo le immagini che illustrano quello che voi state dicendo. L'esperimento dal punto di vista televisivo è riuscito, nel senso che se uno guarda su YouTube, cerca Gad Lerner intervista Wu Ming, trova il servizio. Effettivamente è bello, perché c'è campo contro campo, c'è Gad Lerner che ci fa la domanda e poi compare questa specie di blob molto veloce di immagini che richiamano quello che noi stiamo spiegando. Quando nominiamo Antonio Ricci e Striscia la Notizia, si vede un scelto di Striscia la Notizia. Quando parliamo di Grillo che ha attraversato a nuoto lo stretto di Messina, si vede lui che nuota, che arriva a nuoto. E poi ogni tanto inquadrano Gad Lerner mentre parliamo, e Gad Lerner ci sta guardando, ma in realtà sta guardando un flusso di immagini. Il risultato è che noi ci siamo persino di più che se fossimo inquadrati, perché la nostra voce permea tutto il servizio. Quello è stato un esperimento interessante, però siccome non è che andiamo a ripetere, cioè a noi non interessa ripeterlo, andare in televisione, fare gli opinionisti televisivi, nemmeno con questa modalità, non credo che almeno nel breve medio periodo arriveranno altre proposte di questo tipo, né noi le cerchiamo. E per ora è un unicum, che cioè, comunque è un esperimento che cioè, non era male, era interessante. Allora provo a rimanere su questo spunto. In quell'intervista parlate molto del corpo del leader, Beppe Grillo che suda sul palco, che attraversa lo stretto nuoto, e lo connotate in una maniera esplicita, vicina, avvicinandolo ad una certa simbologia del leaderismo fascista. E in questo senso, allora, la figura di Grillo è avvicinabile a quella dell'alpinismo eroico. Diciamo, togliendo, declassando la metafora, prima nella presentazione hai parlato di riscossione, quasi come di una defascistizzazione. Ecco, ci sono esempi di riscossione oggi?
in Italia, di riscatto, intesa in questo senso. Secondo noi molte tossine del fascismo sono rimaste in circolo, incontrastate, sono state per qualche tempo, sono rimaste in qualche modo nascoste dall'occhio dei media ufficiali, ma continuavano a lavorare. Una certa, non dico rivalutazione, ma comunque indebolimento della carica negativa del fascismo, ma sì, ma in fondo il fascismo rispetto al nazismo era bonario. E si rimuove quello che si è fatto in Africa, no? Perché è la condizione sine qua non per poter dire che il fascismo era bonario e di non far vedere i genocidi che ha fatto fin dagli anni 30 e anche prima. E, anche questo c'è uno storico molto bravo che si chiama Mimmo Franzinelli che l'ha studiato, la strisciante rivalutazione dell'icona del Duce. Per cui tu passi davanti alle edicole e ci sono i calendari con la faccia del Duce, queste robe qua, ci sono i busti del Duce, sono questa, lui lo chiama immaginario fascio pop, no? Per cui è una icona come appunto Jim Morrison, e questo indebolimento della carica negativa del fascismo, questa semi-rivalutazione strisciante è andata avanti per decenni in maniera carsica, poi a un certo punto è venuta fuori con un'ondata revisionista esplicita. Secondo noi quelle tossine lì, proprio per il fatto che non ci fu l'epurazione, non furono puniti i criminali di guerra, rimase una continuità negli apparati dello Stato, l'Italia si autoassolse troppo in fretta da colpe collettive che non erano solo di 3 o 4 criminali, ma che insomma coinvolgevano molte più persone, alla fine con quel passato lì non si sono fatti davvero i conti e quindi quelle tossine sono rimaste nell'organismo del paese, e chiaramente non tutto il paese è in preda a quelle tossine, non è che viviamo in una situazione in cui insomma non ci siano anche anticorpi, non ci siano anche spinte positive, però non si può negare che a differenza di altri paesi noi da quel passato lì, cioè, quelle cose non le abbiamo elaborate davvero, ecco. Per quanto riguarda il corpo del capo, la nostra è una riflessione che andava oltre Grillo, che Grillo è un esempio di processi che vengono spacciati per orizzontali, democrazia diretta, paritaria, queste cose qua, ma poi andandoli a vedere in realtà sono dei metodi di comunicazione molto verticali e molto più tradizionali di quelli che sembrano, perché si parla del web, della democrazia telematica eccetera, ma ragazzi, Grillo ha vinto le elezioni grazie alla televisione, perché la televisione parlava di lui continuamente da mattina a sera, lui era sempre ripreso nei suoi comizi, sempre ripreso, attraversa Nuotolo Stretto, arriva in barcavela a Trieste, tra l'altro quella non gli è andata bene perché quando ha attraversato a Nuotolo Stretto ed è arrivato a Messina, grandi applausi, e lì c'è uno storico siciliano bravissimo, si chiama Giuseppe Casarrubea, che ha scritto ma noi siciliani abbiamo sempre applaudito gli invasori, okay. Ma quando arriva in barcavela a Trieste lo prendono a pernacchie e c'è uno striscione con scritto rilassite notte son Garibaldi. Quindi c'è una differenza, Trieste è una città più ispida, insomma, cioè anche con un senso di humor diverso probabilmente. Lì non gli è andata bene perché poi alle regionali Friuli Venezia Giulia per il Movimento 5 Stelle è stata una mezza ecatombe, però per dire che sono in realtà dei canali di comunicazione molto più verticali e addirittura verticisti di quelli che sembrano. Questo non riguarda solo Grillo, però siccome la retorica dell'orizzontalità, della democrazia diretta, telematica eccetera, la forza politica che fa più propria il Movimento 5 Stelle, è chiaro che la riflessione parte da lì perché è l'esempio più eclatante, ecco. Però ragazzi, dice il corpo del leader che parla alla folla ed esibisce tutta la sua fisicità, non stiamo nel virtuale, non è il web, è il comizio, tra l'altro molto tradizionale, reminiscente dei grandi comizi di quella società di massa che abbiamo evocato prima. Anche l'attraversamento a nuoto dello stretto di Messina, noi l'abbiamo paragonato alla battaglia del grano del Duce, cioè non c'è nulla di così nuovo,
cioè alla fine gli italiani applaudono a quelle cose lì, gli piacciono, però a Trieste l'hanno preso per nacchi, quindi forse si potrebbe ripartire da Trieste per fare una riflessione sul riscatto.